La rubrica di approfondimento della nostra rete, allora, sotto i riflettori all'aeroporto di Comiso, c'è la querela aperta, ieri conferenza stampa del parlamentare regionale del PD Giuseppe Di Giacomo, che ha precisato tra l'altro che quello messo in finanziaria è l'ultimo milione che la regione erogherà per l'ENAV. Allora, per discutere di questo argomento, nel nostro spazio c'è proprio l'onorevole Di Giacomo, che salutiamo, bentornato. E a fianco l'onorevole Giorgio Assenza, bentornato all'onorevole Assenza. Grazie a voi per l'invito. Allora, ieri conferenza stampa, onorevole, costi eccessivi, adesso basta, una querela che si riapre, sembrava tutto tranquillo, però per 6 mesi almeno, no? Poi co che cosa succederà? Guardi, diciamo, intanto mi lasci lo spazio per tornare a ringraziare non solo i parlamentari della provincia di Ragusa che hanno firmato l'emendamento Comiso, ma tutte le forze politiche. L'emendamento Comiso, oltre ad essere stato firmato da tutti i capogruppo della maggioranza, è stato firmato da tutti i capogruppo dell'opposizione, compreso Forza Italia, compreso NCD, compreso Movimento 5 Stelle, compreso Cantiere Popolare, MPA e Lista Musumeci. Questo credo ci abbia fatto molto piacere perché insomma è stata la testimonianza che l'aeroporto di Comiso è inteso come un bene dell'intera E che non ci Sicilia. sono colori, eccetera, No, no. bandiere quando c'è. E quindi questo intanto è un dato di fatto importante, cioè tutta l'Assemblea regionale si è presa in carico, diciamo, queste infrastrutture che ritiene essere un importante patrimonio della Sicilia. Poi il voto finale ovviamente è tutta un'altra vicenda di carattere politico, c'entra nulla, non mi esime dal ringraziare, insomma, come comisano, ecco, e come cittadino della Sicilia, questo atteggiamento veramente aperto da parte dell'ARS. L'altra cosa però si riferisce al futuro dell'aeroporto di Comiso. Guardi, in questi 2 anni di apertura le risorse pubbliche che hanno sostenuto una fase di start-up, le risorse pubbliche, è facile fare il conto perché sono 4 milioni e mezzo di euro della legge finanziaria 2010, e inoltre c'è stato questo 1 milione di euro, siamo a 5 milioni e mezzo, 1.700.000 euro da parte della provincia regionale per implementare le 6 nuove rotte. Credo che siamo a 7 milioni e 2, 7 milioni e 4, poi 400 mila euro della Camera di Commercio, la tassa di soggiorno destinata dal Comune di Ragusa e da altri comuni inglesi, ma 8 milioni di euro. E l'impressione mia è che l'aeroporto però d'altra parte, d'altro canto, non acquisisca punti in termini di un'offerta pluriennale a garanzia degli investimenti che ha fatto la parte pubblica e che sta facendo la parte privata. Quindi questa conferenza stampa è stata determinata dal voler mettere un punto per dire al nostro socio privato, che detiene il 65% delle quote fermamente nelle mani, come è giusto che sia la gestione industriale dell'aeroporto, che è un nostro diritto sapere qual è il futuro dell'aeroporto di Comiso. Guardi, io le dico questo, non dispero nemmeno che il Comune di Comiso, che è già entrato nel lotto degli aeroporti nazionali, sarà inserito nell'accordo di programma, non è scontato come sembra, ma detto questo, insomma, io adesso mi chiedo come mai da parte sua il socio privato che gestisce uno dei più grandi aeroporti italiani non abbia controbilanciato questa generosità di risorse pubbliche spostando 1 milione di passeggeri e portandolo a Comiso. Mi pare invece che si sia limitato a ripianare le prevedibili perdite dei primi anni di start-up. Così noi non possiamo andare Assenza, si è detto subito all'inizio aeroporto salvato, non c'è stata nessuna corsa alla primogenitura, no? Tra le forze politiche, tutti uniti in questo senso.
tutti uniti. Ma ci mancherebbe, no? L'aeroporto non può essere. Dice, no, la politica. L'aeroporto non può essere né di destra né di sinistra. L'aeroporto è una struttura, un'infrastruttura importantissima, è l'unico dato positivo che abbiamo avuto in questa nostra provincia negli ultimi 10 anni. E per veramente sopprimerlo ora o mettere in rischio la sopravvivenza dell'aeroporto sarebbe stato un delitto. Alla fine, nella bagarra finale, credo che si sia riusciti poi a strappare altri 200.000, quindi dovrebbero essere 1.200.000 il risultato finale della votazione. Questo però cambia poco. Per carità, in questo momento finale hanno contribuito tutte le forze politiche. Devo però onestamente dire che il governo non si è mosso molto bene in questa vicenda come governo, perché non l'ha inserito nel bilancio presentato inizialmente, l'ha inserito in un emendamento successivo, il GOV2, che è stato poi dichiarato inammissibile, e questo era abbastanza prevedibile perché la Presidenza dell'Assemblea aveva già più volte ammonito il governo di non infilare all'ultimo degli emendamenti che poi stravolgevano la manovra così come rispettata all'inizio. E anche nell'ultimo intervento l'assessore Bacè, che poi è stato ripreso dall'onorevole Di Giacomo e anche dal sottoscritto, ha detto: a questo punto è difficile che noi possiamo in questa sede rimediare, prendiamoci 2 mesi, fra 2 mesi con la rettifica, che la variazione che sarà indubbiamente necessaria di questo bilancio e di questa finanziaria assolutamente asfittici, cercheremo di rimediare. Abbiamo fatto rilevare evidentemente che fra 2 mesi c'era il rischio che avremmo trovato i cancelli abbassati all'aeroporto. E quindi, grazie all'apporto di tutte le forze politiche presenti in Assemblea, si è riusciti a rimediare in extremis questa cifra, che evidentemente è inferiore a quelle stanziate per gli anni precedenti. Detto ciò, è chiaro che la gestione dell'aeroporto deve mirare nel più breve tempo possibile a raggiungere il pareggio di bilancio e quindi ad camminare con i propri piedi. Pensare che nel 2016 una struttura possa ancora continuare solo attraverso il pompaggio continuo di soldi pubblici credo che sia assolutamente anacronistico, e quindi si deve chiarire perché ancora i voli sono ancora abbastanza ridotti, perché diciamolo chiaramente, poi i voli fissi giornalieri, abbiamo quello per Roma, quello per Milano è bisettimanale, poi abbiamo anche i voli esterni per Bruxelles, per quant'altro, però è chiaro che sono troppo pochi. Quindi si deve incrementare la rotta, abbiamo questo bando, speriamo che le compagnie accorrano in massa e che ci si possa sviluppare in questo senso. Poi è bello arrivare a posteggiare senza pagare nulla, però vogliamo dire che una oculata gestione dovrebbe anche prevedere che i servizi accessori per un aeroporto devono essere più snelli, più snelli, devono anche richiedere un minimo di retribuzione, perché anche questo porta poi alla sopravvivenza dell'aeroporto. Ma il punto essenziale è incrementare molto di più il traffico passeggeri, soltanto portando questi numeri che già sono rilevantissimi, non ce l'aspettavamo forse nessuno che in 2 anni arrivavamo a questi numeri di traffico aereo. Però, superata bene questa fase iniziale, si deve veramente guardare con un piano industriale serio, che credo che sia stato già predisposto, che magari non è stato ben delineato nei confronti dell'opinione pubblica, permetta di raggiungere da qui al 2017, al 2018, come peraltro capito di intravedere nelle dichiarazioni degli amministratori, il pareggio di bilancio entro questi anni. Cioè, l'aeroporto deve diventare autosufficiente, altrimenti poi. A proposito di servizi, Giacomo, leggevo giorni fa una lettera di una turista, una lettera aperta pubblicata in molti quotidiani, si lamentava degli orari
cos'è un ufficio, cos'è, perché insomma, chiudevano ad un certo punto, eccetera. Si lamentava, insomma, anche qui ci sono, c'è qualcosa da limare, Sì, no? c'è Certo, qua anche nel c'è settore, ancora. ovviamente, perché tanto ho letto che insomma, il comune capoluogo si sta attrezzando per mantenere chiuse, aperti chiese, musei e quant'altro. Credo che il processo sarà emulato un po' in tutti i comuni della provincia, non solo della provincia, perché ricordo che l'aeroporto di Comiso interessa una zona ben più vasta rispetto alla provincia di Ragusa, diciamo, sia in entrata che in uscita. E quindi per carità anche il territorio ha delle pecche che deve mettere in linea. Noi abbiamo solitamente anche dei costi un pochettino eccessivi rispetto ad altre realtà nazionali ed europee, mi riferisco agli alberghi, ai servizi in genere della ristorazione e quant'altro, ma sono operazioni di riassestamento normale che bisogna fare sul territorio. Il punto invece è che io non vorrei mollare e da cui vorrei una risposta seria, non una risposta, come dire, un po' stizzita del manovratore che non vuole essere disturbato, è quella di sapere dal nostro socio privato se intendono fare su Comiso una politica di investimenti in proporzione, come dire, così generosa come l'hanno immaginata per l'aeroporto di Catania, che è uno dei più grandi aeroporti d'Italia. Cioè lì loro vogliono spendere, non ho capito bene quante centinaia di milioni di euro per interrare Dove, scusa, dove? Ferrovia Catania, Catania. l'aeroporto di Catania, e sono gli stessi partner dell'aeroporto di Comiso, diciamo, ecco, tranne il dottor Mario Ciancio e la sua IES, tutto il resto, Intersac, sono i gestori dell'aeroporto di Catania. Quindi tanta generosità e tanta profusione di centinaia di milioni di euro su Catania, per carità, è uno dei grandi aeroporti italiani, non mi stanco di ripeterlo. Però per quanto riguarda Comiso sembra che tutto quello che serve per sostenerlo ci deve pensare la politica, la tanto vituperata politica che ha portato all'aeroporto di Comiso una carrettata di milioni di euro, no? Per quanto riguarda il loro compito è quello di computisteria nel, come dire, ripianare le perdite. Noi vogliamo sapere quanti milioni di passeggeri porta il nostro socio privato che ha vinto la gara su Comiso. E l'ha vinta con procedure di evidenza pubblica e pongo la questione politica se, come dire, un servizio pubblico, gli aeroporti sono servizi pubblici come gli ospedali, non sono putie private in cui il Potere. manovratore o il capo putia si irrita se qualcuno gli chiede il funzionamento della bottega stessa. Quindi noi vogliamo sapere qual è il piano di investimenti sull'aeroporto di Comiso, se loro hanno intenzione di tenerlo come il gattino buono, come dire, da tenere a Ogni tanto si dà la bada, carezza, no? allora devono sapere che Sì. per quanto mi riguarda io non sono d'accordo nella maniera più assoluta del resto, la mission dell'aeroporto di Comiso è una missione ben precisa, stabilita dallo statuto della società stessa. Noi dobbiamo superare l'handicap storico della provincia di Ragusa, del sud-est siciliano, attraverso una struttura moderna e veloce, e però abbiamo bisogno di sapere con esattezza che cosa vuole fare il nostro partner privato. Su questa cosa io non ho alcuna intenzione di mollare e le spiego subito e finisco il mio intervento. Le ragioni della mia preoccupazione. Come lei sa, l'aeroporto di Catania non ha mai avuto una vocazione low cost. Mai. 5 minuti dopo, o 5 minuti prima, che sono partiti i primi low cost a Comiso, c'è stata l'ascesa in massa di Ryanair e di altre compagnie low cost su Catania, quasi a voler in qualche modo intercettare un aeroporto che teoricamente avrebbe dovuto ricevere tutto quel tipo di traffico. Quindi l'aeroporto di Comiso si è creato un suo spazio importante, concordo con l'onorevole Azenza, non per bravura imprenditoriale del socio privato, ma perché è una cosa buona, è una cosa giusta, che ha un suo appeal in uno dei territori più belli d'Europa, in quest'ultima propaggine d'Europa,
con grande contributo del popolo della provincia di Ragusa, anzi del sud-est Sicilia, che prende l'aeroporto di Comiso alla grande. Quindi in Intersacca non si metta alcuna medaglietta. E che la vituperata politica in questo caso dimostra, no, l'assenza, unità di intenti, ma anche buonsenso, diciamo. Alla fine, no? Ripeto, non è un problema assolutamente di divisione partitiche, è un problema di questo genere. È un'esigenza alla quale si cerca di dare una risposta che finora è stata data. In questo settore finanziario è stata data meno, si poteva fare meglio, si poteva fare di più, si poteva fare prima soprattutto, perché evidentemente, così come nel bilancio del 2010 furono inserite nel bilancio pluriennale per i 3 anni queste cifre per cui si è arrivati ad oggi in pratica, così sin dalla prima finanziaria del governo Crogetta si sarebbe potuto prevedere il completamento della start-up per altri 2 anni, perché poi il massimo che si poteva prevedere era questo, perché oltre i 5 anni poi rientreremmo negli aiuti di Stato, sarebbe assolutamente inammissibile. Questo avrebbe consentito una possibilità anche di porsi sul mercato in condizione di maggiore sicurezza, perché evidentemente un discorso è sapere che è garantito lo start-up per 3 anni, un'altra cosa sarebbe stato per 5 anni. Ma chiuso questo discorso, è evidente che ora sarà quest'anno, sarà un altro anno, temo purtroppo che ragionano da Rodigiano, che siamo arrivati al capolinea, che come fondi pubblici non ce ne saranno più. Cercheremo di fare il possibile perché ciò non avvenga, però è chiaro che si deve cominciare a pensare di camminare, di riuscire a camminare con i propri piedi. E per far questo è chiaro che molti aspetti ancora poco chiari si devono chiarire, cioè l'aeroporto di Comiso non può essere la palla al piede per l'aeroporto di Catania o l'aeroporto da sfruttare in caso di condizione emergenza, di emergenza, ma neanche in quello, perché poi anche abbiamo visto che nei periodi di chiusura si è preferito dirottare gli aerei su Reggio Calabria o su Palermo che non su Comiso. Per carità, ci saranno anche ragioni tecniche, adesso io non voglio entrare in argomenti che conosco poco superficialmente, e quindi. Ma il discorso è di principio, non vorrei che passasse l'idea che l'operazione Comiso da parte della Intersac fosse stata sin dall'origine prefigurata per impedire che un concorrente si venisse a inserire in questa nuova realtà. E quindi deve far sì che Comiso e Catania diventino un unico complesso, perché noi possiamo migliorare entrambi il traffico, cioè non è che Comiso deve togliere al Catania, Comiso e Catania devono costituire un unicum integrato in grado di attirare complessivamente più passeggeri. Aumenta Comiso, ma contestualmente se si è in gamba, e penso che il socio privato queste capacità le abbia indubbiamente, si può riuscire a progredire entrambi senza farsi una guerra assolutamente stupida ed interna. Tranne che evidentemente lo scopo poi finale sia vabbè Comiso va a binario morto, ma non, onestamente non devo dire che non credo, anche perché nell'ultimo periodo si è visto un maggiore interessamento. Certo, se andiamo guardiamo retrospettivamente al passato, obiettivamente prima dell'apertura non è che la SAC avesse galoppato per far aprire Comiso, abbiamo dovuto attendere quel cambio di presidenza, Giannone, Nico Torrisi, che poi sono stati nuovamente defenestrati, ma è stato quello l'input che ha permesso l'accelerazione finale. Cos'è? Temono che si prendete i passeggeri, la concorrenza? Non credo che temano questo. Pensano. Quel pesce grande che sempre deve prevaricare quello. Sì, ma il pesce è unico, si dovrebbe capire, perché in questo caso il pesce è unico. Si dovrebbe capire. No, questo credo che sia stato sfatato dai numeri. Che l'aeroporto di Comiso ha proceduto col 400% di aumento di traffico nel 2014 rispetto al 2013, e non mi pare che abbia tolto un passeggero a Catania che ha registrato un incremento che a noi fa un mondo di piacere.
Guardi, direttore, dobbiamo uscire fuori dalla melassa, dalla ipocrisia e quant'altro. D'altra parte, ripeto, la SOACO, Intersac, più comuni di Comiso, gestiscono la struttura pubblica e devono rendere conto delle azioni che fanno. Non perché io gestisco i servizi di un ospedale in project financing, va bene, servizi infermieristici, servizi di OSA, posso scollegarmi dalle buone pratiche sanitarie. Non è possibile farlo in Italia, chiaro? Quindi non è cosa loro, è cosa nostra. C'è stata una frattura potente all'interno di Intersac che ha portato alla defenestrazione del consigliere delegato, dell'ex consigliere delegato, l'ingegnere Ursino, proprio per questa ragione, perché c'era un compratore, va bene, anche molto generoso, non stupido, ma molto generoso, gliela dico in anteprima questa cosa così farà audience, che non solo avrebbe pagato il 65% in modo congruo, ma avrebbe dato anche un discreto guadagno, va bene, all'ex società. Non lo hanno voluto vendere l'aeroporto perché temono di mettersi un imprenditore privato che investendo le proprie risorse diventa estremamente concorrenziale e pericoloso nei confronti di Catania. Bene, bene. Hanno defenestrato il consigliere delegato espresso dalla IES proprio per questa diversità di visione, però non devono pensare che queste cose possono rimanere assolutamente, come dire, un fatto interno. No, se loro hanno intenzione di gestire l'aeroporto in questo modo, sarò io il primo a chiedere che l'Intersac si ritiri dalla società dell'aeroporto di Comiso, lo metta in vendita, perché ci sono operatori seri, fondi seri che intendono acquistare e lanciare l'aeroporto di Comiso. E allora vedremo se nel giro di 2 anni non dovrà portarlo a 1 milione di passeggeri. Usciamo fuori dalla melassa, usciamo fuori dal volevo. Questo è il dato politico che ho posto io ieri. Abbiamo il tempo forse per un flash sulla legge, sull'Italicum appena diventata legge, la riforma elettorale. Non vorrei rompere il clima idilliaco fra voi. Cosa ne pensa, onorevole? Non è un clima idilliaco. Quando la classe dirigente della provincia di Ragusa si chiude attorno a quello che fanno regolarmente in tutte le altre province, cioè l'interesse comune, non è un clima idilliaco. Portiamo a casa buone cose. Glielo dico, però non è una cattiva legge elettorale questa, no. C'è questo bonus però che io attribuisco, insomma un po' di contraddizione, che io attribuisco anche al segretario del mio partito. Cioè noi avevamo detto nemmeno un deputato nominato, qui almeno ce ne sono 100 se non addirittura di più. Per il resto i piccoli collegi, come dire, un sistema che dà stabilità, un sistema elettorale che dà stabilità al sistema politico, credo che ne faccia tutto sommato una buona legge anche abbastanza moderna. Non è forse d'accordo a senso? No, secondo me è una pessima legge, il mio rammarico è che con quel famigerato patto del Nazareno nella prima fase Forza Italia aveva aderito a questo. È opportuno riconoscerlo a questo disegno di potere del Parlamento. Sì, ma al Senato Forza Italia ha votato però. E infatti lo sto dicendo, sto confessando, io sono stato fra i pochi anche pubblicamente da allora a dissentire totalmente. E non è solo il problema dei nominati, che sono parecchi, e per l'opposizione rischiano di diventare tutti nominati, perché magari quindi, perché nel partito di maggioranza oltre ai capelista verranno anche eletti altri col premio di maggioranza, negli altri partiti sarà molto, molto più difficile, quindi perpetuare l'era dei nominati è veramente una vergogna. È una vittoria di Renzi? Può essere anche una vittoria di Pirro, come l'ha definito qualcuno, perché poi vediamo intanto se viene firmata dal presidente Mattarella, che in epoca non sospette aveva rilasciato dichiarazioni che sono completamente contrastante con lo spirito e il dettato di questa legge, e come giudice della Corte Costituzionale aveva partecipato alla decisione che aveva abolito il Porcellum, del quale Porcellum molte dei vizi e di illegittimità sono riportate pari pari in questo Italicum. Grazie, dobbiamo chiudere. Allora, grazie a voi. Onorevole Giuseppe Di Giacomo per essere stato insieme all'onorevole Giorgio Assenza, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a chi ci ha seguito, appuntamento, solita domani.